Ciao, finalmente riesco a registrare la recensione per il gruppo del libro del martedì. Avrei potuto farlo prima, ma ho avuto una serie di problemi tecnici che me l'hanno impedito. Recensisco Lo strano mondo di Alex Woods di Gavin Extens. La casa editrice Garzanti ha pubblicato in Italia questo libro e gentilmente ha inviato la copia ebook al libro del martedì per permetterci di recensirlo. Ti metterò la copertina qui da qualche parte. Passiamo a parlare della trama. Ovviamente il protagonista è Alex, come credo che dal titolo si possa intuire, e Alex viene coinvolto all'età di 10 anni, mi pare, in un incidente piuttosto improbabile, diciamo. Cioè, una meteorite cade sopra la sua casa e lo colpisce. Anche a meraviglia dei medici riesce a sopravvivere e, per fortuna, noi seguiamo le vicende della sua vita dall'incidente in poi. Purtroppo l'incidente ha una brutta conseguenza perché il ragazzo comincia a soffrire di crisi epilettiche, ma dopo riuscirà ad affrontare anche queste. Una serie di circostanze gli permettono di fare un incontro molto importante con il signor Peterson, credo che si legga, un anziano piuttosto burbero, una di quelle persone provate dalla guerra, dalle tragedie in famiglia, che diventa uno dei personaggi chiave verso, credo, la metà del libro. Passiamo a parlare dei temi, degli argomenti principali di questo libro. Sai che mi piace sempre molto parlare di questo perché secondo me fa capire molto di un libro. E penso che questo possa essere riassunto fondamentalmente in una storia di crescita, di libertà individuale e di morte. È una storia di crescita perché comunque quasi tutte le storie in cui è coinvolto un ragazzino, un romanzo un po' di formazione, c'è comunque un evolversi delle sue idee. Troviamo molto importante il libero arbitrio, la decisione sulla propria vita. E questo ci collega anche al punto della morte, che è vista da un punto che è un po' diverso da come ci si potrebbe aspettare. Ovviamente, quando un libro parla di morte, parla anche di vita, e in questo dà ovviamente tantissimi spunti di riflessione, soprattutto, come ti dicevo prima, grande legame tra libero arbitrio e morte. Poi ci sono dei temi un po' secondari. Volendo collegato alla libertà individuale, c'è un po' di anticonformismo, c'è un po' di necessità di rompere le regole, non tanto di romperle quanto di criticare le regole mai scritte, ma che vigono in una società ancora chiusa di quel paesino inglese. Ci sono degli elenchi molto divertenti riguardo a questo, che condannano la situazione sociale anche nelle scuole. E appunto, parlando di scuole, Alex è indubbiamente un ragazzino strano, quindi affrontiamo anche l'argomento del bullismo, della difficoltà di integrazione. Sai cosa? Ci sono un po' troppi temi forse in questo libro. Per riuscire a controllarli tutti bene e a distribuirli in maniera più o meno omogenea, forse ci voleva un po' più di controllo da parte dell'autore, perché la storia non risulta molto fluida, pertanto comunque lo stile lo sia. Se prendiamo la trama ci accorgiamo che va un po' a sbattere di qua, poi di là, e non ha un punto sicuro da subito dove arrivare. Io credo che in questo libro ci siano dei temi veramente molto importanti. Come ti dicevo prima, quel connubio di libertà e morte, secondo me si poteva concentrare di più l'attenzione su questo tema, che da sé ha bisogno di un po' di spazio in più di quello che gli è stato concesso. Poi, altro problema che riguarda soprattutto verso la fine, più o meno, c'era bisogno di più introspezione nei personaggi, secondo me, perché a volte ci troviamo a giustificare scelte molto importanti con frasi come "so che sto facendo la cosa giusta perché ci ho riflettuto". Bene, mi fa piacere che tu sia consapevole che hai fatto la scelta giusta, però
magari dirlo anche a me. Non so, per certe, cioè io posso immaginare, posso pensare che ci sia un motivo più rilevante degli altri, ma avrei preferito che soprattutto le riflessioni del signor Peterson avessero più rilevanza, perché appunto la tematica di fondo aveva bisogno di una grande analisi interiore di personaggi che non è stata fatta molto. E la cosa che mi ha fatto arrabbiare di più in assoluto è derivata da delle ricerche post lettura, cioè io ho preso, finito il libro e prima di fare questa recensione mi sono messo a vedere un po' online altre recensioni e sono finito sul sito della Garzanti e ho letto la trama di questo libro. Cioè, io credo che non ci siano parole peggiori di quella descrizione per parlare di questo romanzo. Io penso che in quella trama sia stata data importanza a delle cose che nel libro non l'hanno, o ce l'hanno anche, e io non vorrei che ce l'avessero. E quindi secondo me è un problema un pochino di priorità e di cos'è più importante, e tale Extens ha buttato un pochino troppa di carne sulla brace senza prendersi la briga di cucinarla tutta bene. Che poi il castello che le case editrici e la stampa hanno costruito intorno a questo romanzo è una cosa un po' ridicola, perché di certo non è un caso letterario. È sicuramente piacevole, è carino da leggere, però non credo che sia uno di quei libri che lasci così tanto da poter essere considerato un caso letterario. Cioè, non mi trovo troppo d'accordo con questo. Se più adesso la concezione di caso letterario non è diventata vomitiamo tutte le tematiche possibili e immaginabili dell'attualità in un solo libro e lasciamole lì a marcire senza nessuna spiegazione. Cioè, con poche spiegazioni e analisi profonde per fartele capire bene. Un'altra delle tematiche secondarie è la condanna degli scandali inutili, delle false notizie della stampa, e c'è anche questo dentro questo libro, quando in realtà mi sembra che quello che gli hanno costruito addosso poi fosse esattamente questo, un po' di false verità per convincere la massa di popolazione ad acquistare un libro spacciandolo per qualcosa che non è. Comunque, adesso io non mi metterò a fare profondi discorsi e discussioni sulle case editrici e di quanto sia diventato patetico il mondo dell'editoria. Cioè, io finisco soprattutto. Hai presente gli angoli dei centri commerciali in cui vendono libri? Ecco, finisci lì. Io mi sono ripromesso di non andarci più perché mi viene. Se no mi si chiude lo stomaco e dopo muoio. Comunque, chiudendo un pochino il discorso ed evitando ulteriori sproloqui, è un libro che parla di tantissime cose, troppe, e fa un pochino di fatica a starci dietro. In più, ci troviamo appunto questo stile, no, cioè questa stesura della trama un pochino insicura, e di certo non è il caso letterario, almeno secondo me di certo non è il caso letterario che tanti hanno annunciato. Fammi sapere cosa ne pensi tu, se sei d'accordo con me oppure no, e basta. Io spero di fare altre recensioni per il libro del martedì e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!